Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Avvento. Seconda settimana, domenica, del ciclo delle domeniche di Avvento, anno B. È bello ascoltare la voce del Signore attraverso la sua sposa che è la Chiesa, quindi la liturgia. Che cos'è la liturgia? È questo vivere, questo linguaggio che noi dobbiamo imparare da tutto ciò che è intorno all'altare, principalmente quindi dalla Sacra Scrittura che ci viene donata prima della comunione santa con il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù, e quindi questa comunione perfetta da parte di Dio, mentre purtroppo da parte nostra è sempre piuttosto imperfetta. Ma per avere una comunione piena anche con la sua parola che man mano ci viene donata e ci educa. Come è stata donata questa parola? Totalmente Verbo di Dio, parola di Dio a Maria, che come dice Sant'Agostino, lei prima l'ha ricevuta con l'ascolto, poi nel cuore, poi nel grembo. È un tutto di grazia che la Vergine Madre, dicendo il suo sì, ha tirato secondo il progetto perfetto di Dio, che il Figlio di Dio si incarnasse in lei, e ormai si incarna in noi, in tutta la Chiesa. Cosa si dice allora la Chiesa in questa seconda domenica anno B dell'Avvento? Ci parla un linguaggio ricchissimo, ci fa godere già l'incontro, potremmo dire l'abbraccio con Gesù bambino, mentre guardiamo con affetto e l'abbracciamo, certo, anche la Vergine Madre, mentre ci dà la luce del mondo, il Figlio di Dio, forse gli arcangeli sono stati presso di lei, mentre nel parto virginale, purissimo, senza nessuna sofferenza, ma con un'immensa gioia, per godere di questo evento straordinario. E il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, come ogni bambino, prima un piccolo seme fatto fecondare dalla potenza di Dio, dallo Spirito Santo, amore, nel grembo di una verginella, la Vergine di Nazareth, Maria di Nazareth. Consolate, consolate il mio popolo, dice il profeta Isaia oggi a ciascuno di noi, perché se il Signore ha permesso di purificarvi e vi ha fatto pagare con una forte purificazione tutti i vostri peccati, ma consolate, consolate il mio popolo, perché ormai la luce del mondo è in mezzo a voi. E allora il profeta Isaia usa un linguaggio metaforico, cioè pieno di immagini, per dire abbassate le altezze dei monti, delle colline, fate che in modo che ci siano pianure e poi scorrerà latte e miele in tutto questo ambiente. Sono immagini per dire è un'epoca favolosa, l'epoca messianica, l'epoca di Gesù, Figlio di Dio, che viene in mezzo a noi, è in mezzo a noi e continua a darci la sua straordinaria divina presenza. Mistero grande. Ce lo fa meditare anche San Pietro con la sua seconda lettera che oggi in parte leggiamo, e dice: Dio è infinito, mille giorni e come mille anni, come un solo giorno. Dio non vive nel tempo, eppure
Il Figlio di Dio si è calato nel tempo perché noi, attraverso la sua umanità, così santa, così pura, senza macchia, presa dalla Vergine Maria, portata poi nel sacrificio della croce e donataci ancora oggi nel sacrificio dell'altare, noi tutti in questa umanità divinizzata potessimo essere purificati e salvati. Sì, devono sciogliersi quindi i cieli di prima, le cose di prima, e nascerà un mondo nuovo, un cielo nuovo, una terra nuova, tutte immagini che anche San Pietro prende e dalla realtà e dai profeti per dirci che alla fine noi tutti saremo trasformati. Certo anche il mondo esteriore, ma questo è un aspetto che potremmo dire secondario di fronte al mondo interiore, quello delle nostre anime e anche dei nostri corpi con la risurrezione finale. Tutto questo perché il Verbo di Dio si è fatto carne. E lungo questo periodo di avvento noi andiamo meditando tutto questo mistero per prepararci degnamente alla venuta del Signore. L'Evangelista San Marco inizia il suo Vangelo ricordando che il Figlio di Dio è con noi. Il Vangelo che lui ci dona è per dire che Gesù è Dio e che il Signore ha mantenuto le sue promesse, ha mandato prima un messaggero. Il messaggero, lo ricorda subito all'inizio del suo Vangelo San Marco, è San Giovanni il Battista, che nel deserto presso il Giordano attirava le genti e da Gerusalemme e da tutta la Galilea, perché lui donava un battesimo per il perdono dei peccati e ciascuno confessava i propri peccati. E beati tutti coloro che con umiltà si avvicinavano a lui per avvicinarsi meglio a Gesù. E lui lo dice: voi credete che io sia il Messia? No, dopo di me verrà uno molto più grande di me. Non sono degno neppure di sciogliere i legacci dei sandali. Lui vi battezzerà. Battezzare vuol dire immergere nelle acque per la purificazione, nella potenza di Dio. Vi battezzerà in Spirito Santo. Un altro evangelista aggiungerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco perché allora non immergerci in questa preparazione liturgica bella, avvento che è tutto tempo mariano, di una giovanissima mamma che nel suo grembo ha la pienezza della vita e che nel suo cuore ha una fiamma. È stata sempre immersa nell'amore dello Spirito Santo. C'è come un battesimo misterioso in questa creatura, vuol dire immersione nel fuoco dell'amore. In alcune parti del mondo si hanno delle particolari liturgie per mettere in luce di più questo fuoco che è nel cuore di Maria, nel grembo di Maria, in tutto il suo essere, anima e corpo, perché è tutta una fiamma. Il Figlio di Dio che in lei è l'amore del Padre. E nell'amore del Padre c'è la pienezza dello Spirito Santo. Ecco allora qual è la nostra preparazione, semplice, bella, profonda, affettuosa, carica di amore. Non un amore solo nostro, certo, anche noi sappiamo donare con il nostro cuore amore, ma è un amore arricchito già dall'effusione dello Spirito Santo. Entriamo nel Tempio, molto più che nella grotta di Betlemme, il Tempio misterioso è l'umanità di Maria, è il cenacolo che il Padre ha preparato per il Figlio e per tutti i suoi figli, diventati ormai e figli di Dio e figli della Vergine Madre di Dio.
guardiamo lei con umiltà e le diciamo: sono tutto tuo. Nel tuo cuore trovo l'amore per amare Gesù. Fammelo stringere come ogni mamma stringe il suo bambino che dona alla luce. Scenda insieme alla benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il bacio e l'abbraccio carichi di amore della Vergine Madre di Dio su tutta l'umanità. Pace e bene a tutti.